Oggi confronto della classica borsa Panier. Che cos'è una borsa Panier? È la classica borsa da viaggio che si aggancia al portapacchi e rimane laterale alla nostra bicicletta. So che molti di voi oramai sono passati al bikepacking, ma tuttavia le borse Panier offrono ancora dei grandi vantaggi, come la capacità, di essere sganciate in un attimo o il litraggio delle borse, che è decisamente maggiore. Inoltre permettono di trasportare anche oggetti ingombranti. Non per niente in città, ad esempio, vengono anche utilizzate molto perché ci si può mettere, ad esempio, dentro il proprio PC. Ma adesso iniziamo subito col video. Ciao ragazzi! Oggi confronto tra i due colossi tedeschi. Sì, diciamo che nella classica borsa da viaggio ci sono ovviamente tantissime aziende, ma i due brand più conosciuti sono sicuramente Vaude e Ortlieb. Ma entriamo un po' più nello specifico. Di che cosa stiamo parlando? La domanda alla quale voglio rispondere oggi e che mi è stata fatta tante volte è: con quale borsa ti trovi meglio? Anzi, a dire il vero, quasi tutti quelli che mi incontravano per strada vedendo le due marche mischiate mi dicevano: ma che strano, di solito comprano tutti quanti una marca piuttosto che un'altra. Devo dire che questo mi ha aiutato in questo confronto perché adesso sono 3 anni che le utilizzo. In realtà il fatto di aver mischiato le marche è stato molto casuale perché inizialmente io cercavo una borsa molto robusta in cordura. Mi piaceva avere l'idea del materiale in cordura perché è molto più robusto rispetto al classico materiale in plastica, o almeno questa è la sensazione che mi dà. Devo dire che con entrambe non ho avuto nessun problema, però già vi dico una differenza. La Vaude si sente che il tessuto è decisamente più spesso. Mi dà l'idea di una solidità maggiore, seppur la Ortlieb non mi ha mai dato nessun problema. Ma di che borse stiamo parlando nello specifico? Allora, questa è una Ortlieb Sport Roller Plus che ora è disponibile in 4 colori. La coppia arriva ad avere 25 litri di capienza e dà un prezzo di listino di circa 119 euro, che poi ovviamente potrete trovare scontato su tantissimi siti. Vi lascio comunque tutti i link sotto. Sulla mia destra abbiamo la Vaude Aquabec Deluxe, ora disponibile blu e nera. La coppia arriva ad avere 48 litri di capienza ed hanno un prezzo di listino di 158 euro. Entrambe si adattano perfettamente a qualsiasi portapacchi perché hanno degli spessori dati in dotazione che si possono posizionare qui sotto e si vanno ad agganciare. Aggiungerei anche che nel caso della Ortlieb è possibile acquistare in un secondo tempo un sistema che permette alla borsa di diventare uno zainetto. Una cosa che non mi è piaciuta di entrambe è che non hanno delle tasche aggiuntive esterne che magari sono comode per mettere quegli oggetti che devi prendere, diciamo, al volo così in un attimo. Ogni volta bisognerà aprirle. Tuttavia, all'interno offrono un comparto, anzi anche più di uno, sia libero che con cerniera. Ma veniamo alle differenze, che poi effettivamente queste differenze ci sono un po' su tantissimi prodotti della gamma. E per quello che riguarda l'aggancio al portapacchi, direi per tutta la gamma. Allora, la prima cosa che vado ad evidenziare è la tracolla. Ahimè, su Ortlieb la tracolla è molto più fruibile, cioè la tracolla rimane sempre attaccata, durante la marcia si va ad agganciare su questo supporto. Nel momento in cui arrivo con la mia bicicletta, ad esempio nel luogo di lavoro o se sto viaggiando nel luogo dove andrò poi a dormire, sgancio questa parte e la metto a tracolla. Anche la Vaude è dotata di tracolla. Peccato che questa tracolla andrà agganciata in un secondo tempo. Io questa l'ho trovata una bella fregatura, perché la Vaude ha altri due sistemi di chiusura, quindi bisognerebbe sganciare questi due sistemi e andare ad applicare la nostra tracolla.
Questo significa che la tracolla dovrà rimanere esterna alla borsa, quindi non so dove metterla. Avevo fatto anche delle prove a metterla dentro, cosa fastidiosissima. Comunque, se lascio attaccata la tracolla, questo mi rimane svolazzante. Insomma, se da un lato quando chiudo la Vaude ho 3 punti di chiusura, sulla Ortlieb ho una fruibilità di questa tracolla decisamente maggiore. Aggiungo anche che le due borse sono completamente impermeabili e anche semplicemente con questa chiusura roller, diciamo unica in questo caso perché solo questa, non ho mai avuto problemi di infiltrazioni d'acqua. E quindi direi che le 3 chiusure, a meno che non si riempia la borsa a dismisura, sono anche superflue. Quindi da questo punto di vista vince decisamente la Ortlieb. La più grossa differenza che le caratterizza è il sistema di aggancio. Allora, sulla Vaude funziona così. Una volta che tiro la mia cinghia, la borsa si sgancia, quindi questo significa che vado a posizionarla sul portapacchi, dopodiché avvicino la borsa con un colpetto e queste chiusure si bloccano. Nel momento in cui arrivo, magicamente le sgancio. Sistema ben diverso per la Ortlieb. Ahimè, la Ortlieb ha un sistema di aggancio che blocca continuamente la borsa, quindi si andrà a posizionare sul portapacchi, mollo e le due clip interne vanno a chiudersi. Pro e contro. Ho trovato questo più comodo, sicuramente, quando vado ad agganciarlo rispetto a questo, perché poi tenendo su col peso della borsa, tecnicamente i due pernetti dentro si alzano. Cosa più o meno vera, perché magari sotto appoggia sul portapacchi, insomma, tante volte quando l'ho dovuta incastrare, tenevo proprio con la mano la borsa per farla agganciare. Ho trovato più comodo questo. Quindi inizialmente ho proprio detto vince la Vaude, almeno per l'aggancio superiore. Ahimè, per mia sbadataggine, non per colpa di Vaude, si è visto chiaramente in un video che ho perso le borse per strada. Questo perché ero distratto, mi sono messo a fare le mie riprese, le mie cose, parto e mi dimentico di agganciare la borsa. Quindi l'appoggio, ma non gli do il colpetto. E quindi al primo sobbalzo, tra l'altro in discesa in velocità, le borse si sono sganciate entrambe e sono cadute sulla strada. Ai ai ai. Devo dire che se da un lato è stata una brutta esperienza con un bel boato che ha fatto uscire addirittura le persone dalle case, pensavano ci fosse stato un incidente, solo per farvi capire. Guardi, mi sa che le borse hanno retto. Ah, oh, meno male. Non erano agganciate bene? Ho sentito un tonfo. Non le ho proprio agganciate, le ho solo appoggiate stamattina. Adesso mi è venuto in mente quando le ho viste giù. Dall'altro è stato un bel crash test, perché le borse erano pienissime, io ero in velocità e a parte perdere uno di questi pernetti sotto, che poi tra l'altro sono riuscito anche a riavvitare, non è successo praticamente niente. E le borse sono ancora perfettamente funzionanti con tutti i loro graffi del caso, però niente male. Un'altra grossa differenza sta anche nell'aggancio sotto. Fate attenzione perché sulle mie borse vedete 2 agganci, in dotazione ne viene sempre dato 1. Questo complica un po' le cose quando vado ad agganciarla, però dà maggior stabilità. E sì, perché uno degli svantaggi delle borse Pannier è proprio sullo sterrato. Purtroppo tendono a ballare di più. Hanno più vibrazioni, hanno punti di rottura, a differenza del bikepacking, che però ovviamente non si sgancerà così facilmente. E dicevo, questo materiale sulla Vaude è decisamente più solido. Sulla Ortlieb è molto più morbido. Questo purtroppo ha causato tante volte la fuoriuscita dal portapacchi della parte inferiore. Poi ovviamente dipenderà tutto dal portapacchi che avete, perché se avete un portapacchi che riesce a infilarsi quasi tutto dentro, allora il problema quasi non ci sarà. Ben diverso è se voi andate a inserirla dentro e il portapacchi preme solo nella parte finale. Infatti a me
si sono sfilate un sacco di volte. Da questo punto di vista vedo più solidità nella Vaude. La parte sotto, così un po' più morbida, sicuramente vi darà più flessibilità nel momento dell'aggancio, quindi sarà un po' più facile incastrarle. In ogni caso direi che queste due borse mi hanno soddisfatto appieno. Tra l'altro aggiungerei che in una fiera recentemente ho visto anche dei dispositivi da comprare poi successivamente, che sono delle retine non prodotte da nessuna di queste due aziende, che praticamente danno poi la possibilità di inserire altri oggetti esternamente. Quindi anche il problema iniziale che evidenziavo in qualche modo potrebbe essere bypassato. Buon trasporto dei bagagli. Se non vi siete ancora iscritti al canale, fatelo subito per non perdere altri aggiornamenti sul mondo del ciclismo e del cicloturismo in genere. Ciao! Incredibile, sono riuscito a ripararla. Incredibile. Cioè, ma poi come ha fatto a non spaccarsi quel gancetto? Niente, qua devo fare una recensione di quelle top Vaude. Cosa devo fare? Magari adesso le aggancio, va.